Abbiamo visto ieri tutte le differenze che ci sono tra la Ace Pro e la Ace Pro 2, ma come di consueto quando esce una nuova Action Cam è arrivato il video tanto atteso, ovvero quello su tutte le impostazioni e i menu. Piccolo disclaimer, in questo video non parlerò né di software applicazione per smartphone né di applicazione per Windows e comunque disponibili, però nel momento in cui sto registrando il video non sono ancora usciti i firmware definitivi, per cui aspetterò, fatemi sapere nei commenti se volete anche un video su come utilizzare sia l'applicazione Insta360 sia il software di Insta360. Per Windows e Mac, che si chiama Insta360 Studio. Eh, in questo video analizzeremo insieme tutte le funzioni e le voci software della Ace Pro 2 in modo da vedere quali sono quei parametri che possono andare a incidere sul risultato finale delle vostre riprese. Vi lascio nella in alto a destra il video precedente appunto tra le differenze. Prima di continuare, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Adesso passiamo sul banco per scoprire il nuovo software di questa Ace Pro 2. Due. Ovviamente puoi avere tutto l'hardware se vuoi, ma se non hai un software in grado di eh, sfruttare tutte le potenzialità, beh te ne fai poco. In questo caso, Ace Pro 2 ha un software rinnovato e con maggiori funzioni rispetto alla Ace Pro, che vi ricordo essere già online sul video eh, precedente. Vediamo subito una rapida disamina di come è fatto e quali sono i pulsanti. Piccolo display anteriore che ci mostra le specifiche del video che stiamo registrando: quindi risoluzione, durata della batteria, spazio. Eh, Ancora rimasto è minutaggio, eh, dopodiché qui abbiamo la lente laica eh, che può essere appunto tolta in modo da applicare filtri ND o sostituirla in caso di rottura il nuovo slot per il microfono con antivento vedete qui la eh, spugnetta ve la metto un po' più a uh, fuoco la dicitura ovviamente is360 Ace Pro 2 questo è ancora un modello di prefabbricazione quindi è probabile che il modello definitivo qualche piccolo dettaglio possa cambiare ma diciamo che la scocca rimarrà sempre la medesima sulla parte laterale della nostra destra, pulsante di accensione, microfono e slot che nasconde la USB-C e la eh, Micro SD, si può mettere una Micro SD fino a un TB, se non ricordo male, sopra altro microfono con pulsante di eh, registrazione o scatto. Vi faccio vedere anche il pulsante della Ace Pro di prima generazione, come potete vedere, è squadrato anziché circolare. Dopodiché nella parte sinistra Abbiamo lo slot per la nuova batteria da ben 1800 mAh, la durata più o meno rimane simile, è ovvio che se registriamo a risoluzione inferiore si può arrivare fino a 180 mAh. Minuti. Nella parte inferiore abbiamo l'attacco che, nonostante sia leggermente diverso eh, come estetica rispetto a quello della Ace Pro, rimane compatibile con tutti gli attacchi della prima Ace Pro. Dopodiché il display, che tramite questi due pulsanti, può essere ribaltato di 180 gradi per avere una visione eh, frontale e display che è più grande, arriva a 2,5 pollici con maggiore luminosità maggiore definizione andiamo però ad accenderla come vedete qui c'è il led di stato e qui abbiamo tutte le informazioni in questo caso non ho inserito la micro sd poco male però abbiamo l'indicazione della batteria il fa la modalità selezionata la risoluzione i frame e il formato perché possiamo sempre decidere se filmare a 16 noni oppure in 4 terzi Andiamo a vedere subito il display principale cosa ci offre con tutti i vari swipe. Se facciamo uno swipe da sinistra a destra accediamo ai contenuti. Che abbiamo già registrato possiamo riprodurli possiamo anche gestire il volume possiamo navigare all'interno degli stessi possiamo anche flaggare con questo eh, con questa bandierina i momenti salienti vedete io so che al minuto 0.23 potrebbe esserci un momento che mi interessa che poi posso editare in post eh, produzione e eh, dopodiché vedete lui già con questa banda ha selezionato uno di questi momenti che potrebbero essere interessanti perché grazie all'IA possiamo monitorarli, dopodiché abbiamo la stellina che ci può far flaggare i nostri contenuti preferiti, minutaggio, la quantità totale di video registrati, in questo caso vedete che ci sono tre video e una foto, oppure la possibilità di eliminare questo contenuto o altrimenti quello di vedere tutti i contenuti che abbiamo nella nostra galleria. Questo ovviamente se abbiamo Già una scheda SD inserita Se facciamo uno swipe dal basso verso l'alto Abbiamo la stessa funzione Che se clicchiamo Questa icona qui Come potete vedere il menu è esattamente identico Leggermente rinnovato rispetto a quello Della ISAT-60 e ISPRO Nel senso che è tutto disposto in verticale Abbiamo la possibilità di attivare o meno l'active hdr questo cosa significa che quando la videocamera identifica in automatico il fatto che ci possa essere un elevato contrasto con zone molto scure e molto luminose applica l'hdr automatico nella ripresa in corso se vogliamo possiamo però anche tenerla disattivata anche se io vi consiglio di tenerla attivata abbiamo poi la stabilizzazione tre opzioni quindi stabilizzazione off off eh, ve la consiglio al momento in cui montate la action cam in un elemento che è già stabilizzato di suo diciamo per esempio il serbatoio di una moto in questo caso qua meglio lasciare la stabilizzazione disattivata altrimenti c'è la stabilizzazione standard per esempio quando montate la iSpro Pro sul casco e la stabilizzazione alta quando montate la Pro su un punto che vibra tantissimo, esempio eh, il maniglione portapacchi delle moto. In questo caso la stabilizzazione alta va a rimuovere tutte eh, le piccole vibrazioni. Dopodiché possiamo scegliere il rapporto: quindi, come vi dicevo, possiamo scegliere tra 16 noni. 4 terzi, quindi una ripresa leggermente più squadrata, a 2.351 che è la ripresa cinematografica per eccellenza, volgarmente chiamato 21 noni. Dopodiché possiamo scegliere la durata della clip, quindi 15 secondi, 1 minuto, 3 minuti, 10 minuti, 1 ora, 2 ore, ma il consiglio è quello di lasciare la durata illimitata, di modo da poter registrare senza grossi problemi. Problemi. Qui abbiamo la possibilità di scegliere l'8K fino a 30 fps, 25-24 in alternativa, come sapete io registro sempre a 25 fps in modo da avere uniformità tra tutte le mie videocamere. Quando avrò una reflex che registra 60 fps, probabilmente passerò a 60 fps. Ma al momento non ne sento l'esigenza. Il 4K fino a 120 fps, ovviamente l'Active HDR è compatibile fino a 60 fps. Tant'è che quando passiamo a 100 fps, vedete, scompare proprio eh, la voce. E ovviamente anche in questo caso, io scelgo i miei 25 fps. E poi abbiamo 2.7K e 1080p, 1080p tra l'altro, fino a 240 fps. Quindi possiamo di fatto rallentare la nostra ripresa fino a 8 volte con comunque una buona eh, risoluzione c'è il feedback aptico come era nella eh, prima versione dopodiché vediamo cosa succede se faccio uno swipe da eh, destra verso sinistra vedete compare questo menu menu in cui posso andare a ehm, selezionare alcuni parametri veloci tra questi il profilo colore abbiamo lo standard vivid, un po' più eh, appunto saturo eh, e contrastato, dopodiché l'Eica Nut, che è quello che utilizzo eh, io, vedete anche che ci sono tutti i suggerimenti a seconda del eh, contesto in cui stiamo utilizzando quel dato eh, profilo. Dopodiché abbiamo il leica vivido, eh, perfetto per esempio per fare il foliage ritratto, film, vintage. Per dare un look eh, appunto leggermente più vintage, più giallastro, diciamo, alle nostre eh, riprese urban, ideali per le riprese in città e dopodiché notte. Io appunto lascio l'EICA Vivid, però è una cosa anche abbastanza soggettiva e dipende molto da cosa volete. Registrare e che tipo di scena volete immortalare? Diciamo che non c'è un profilo consigliato per tutti, dipende dalla vostra soggettività e ovviamente dalla scena a cui andate incontro. Io però lascio l'EICANAT perché è quello che più mi soddisfa per quanto riguarda la mia produzione. Abbiamo la possibilità di lasciare eh, il bilanciamento del bianco in automatico oppure in manuale. Come potete vedere, più alzo i Kelvin e più la Pelle sarà naturale 3600 Kelvin. In questo caso era un valore corretto, in quanto più alzo, più diventa eh, gialla. Ma lasciamo tutto in automatico. Esposizione io lascerei a zero a seconda che vogliate una ripresa un po' più scura o un po' più chiara, potete andare a. Più o meno 0.3 o 0.7 non esagerate troppo con il rischio di magari bruciare le zone troppo buie o troppo eh, luminose dopodiché abbiamo la priorità del viso eh, in questo caso abbiamo un'enfasi se viene riconosciuto un volto eh, la videocamera si concentra per avere un bilanciamento ottimale per far risaltare il volto tralasciando tutto il resto altrimenti abbiamo la modalità matrice per cui bilancia al meglio Tutte le eh, zone, e dopodiché, abbiamo l'anti sfarfallio, in questo caso lasciatelo automatico, ehm, non ci prende sempre benissimo anche perché ci sono dei display, magari TFT. Di alcune moto, dei display in generale che non permettono all'antisfarfallio di lavorare eh, troppo bene. Poi abbiamo anche il valore di nitidezza in maniera veloce, bassa, media, alta. Lasciatelo su media ed eventualmente l'aumentate in post produzione. Per quanto riguarda i settaggi manuali, abbiamo anche l'indicazione dello shutter. Abbiamo la possibilità di personalizzare le ISO e ovviamente rimangono sia il bilanciamento del bianco sia la voce media. Qui vedete che c'è scritto i-log. Purtroppo è una funzione, un profilo colore che si può sfruttare solamente se registriamo in H2S5. Al momento non ho un computer né un software che mi permettono di lavorare in H2S5, quindi lo vedete disattivato. Eh, prima di passare al menu con tutte le altre voci, vediamo qual è l'interfaccia. Vedete qui c'è il simbolo della. HDR, che mi indica che l'active HDR è attivo, sopra abbiamo eh, la durata stimata delle clip che possiamo registrare. Quindi, in questo caso, 4 ore e 27 di clip su 256 GB, quasi tutti liberi. Qui abbiamo ovviamente la possibilità di cambiare modalità, cosa che vedremo tra un attimo. O, eh, risoluzione, fps e le altre, a seconda di cosa clicchiamo. Qui abbiamo la possibilità di effettuare lo zoom 2x, possibilità che è disponibile in tutti i FOV, che vediamo tra un attimo. Vedete, se io clicco qui, oppure se faccio un doppio clic, passo alla visualizzazione a 2x, per cui riesco a zoomare su questo obiettivo e sulla Ace Pro di prima generazione. E dopodiché abbiamo i vari FOV. Ovviamente, in questo caso, cerco di non inquadrare la mia Manaccia però Action è quello che riesce a far sfruttare 157 ⁇ gradi di focale i 13 mm equivalenti del nuovo obiettivo, poi abbiamo la Mega che è leggermente più zoomata, lo vedete in tempo reale, poi abbiamo la modalità Ultra che si avvicina ulteriormente, la modalità The Warp che va a eliminare qualsiasi tipo di distorsione per cui avete un'immagine con i bordi e tutti, tutte le linee completamente dritte, abbiamo la Linear che si avvicina ancora un po' di più e poi abbiamo l'horizon lock a 45 gradi quindi io se muovo la action cam in questo modo vedete che la linea della scrivania e quindi l'orizzonte rimangono dritti però se esagero vedete la action cam non riesce a compensare e poi abbiamo l'horizon lock a 360 gradi apprezzate anche il diverso zoom tra l'una e l'altra modalità perché effettua un crop sul sensore per cui in questo modo qui io posso girare la mia action cam come voglio quindi fare un backflip, sport estremi, salti, tutto quello eh, che vogliamo, scusate metto a fuoco, e eh, la linea dell'orizzonte rimarrà sempre dritta. Ovviamente quando la metto in prima persona eh, sul casco utilizzo la ripresa action, se faccio i video selfie utilizzo o la eh, The Warp o la Linear, perché mi piace che la prospettiva del mio volto sia effettivamente eh, corretta. Eh, detto questo, qui abbiamo eh, ovviamente anche la manina perché sono disponibili i controlli gestuali, ve li faccio vedere subito. In questo modo lei riconosce il viso, che è una cosa indispensabile per far funzionare i controlli gestuali. Se le faccio vedere il palmo inizia a registrare come avete potuto eh, vedere, invece se lo faccio rivedere così... Termina la registrazione, funziona anche con il casco. Invece, se andiamo in modalità eh, foto e faccio vedere il simbolo della V, vedete le mi scatta un selfie. Questa ha funzionato leggermente meglio, però ci sta, nel senso che eh, adesso eh, mi sto aggiustando leggermente per farvi vedere eh, l'inquadratura, vi posso assicurare, però, che eh, queste, eh, i controlli gestuali. Funzionano comunque molto eh, molto eh, bene. Ci sono anche comandi vocali, anche se in questo firmware solamente in inglese. Passiamo però a tutte le altre impostazioni. Per cui facciamo uno swipe dal basso verso l'alto e abbiamo, prima di tutto, la modalità, la modalità Quick Capture. Cosa significa questo? Che quando la videocamera è spenta. Se io vado a cliccare sul pulsante di registrazione messo nella parte superiore, lei inizia subito immediatamente a registrare. Vedete, ovviamente riprende le eh, impostazioni che io ho lasciato nell'ultima registrazione, le impostazioni di eh, default. Posso ovviamente andare a terminare la registrazione, mi compare un messaggio che. Eh, si spegnerebbe ma se lo tocco rimane accesa è una modalità molto utile peraltro funziona anche con il microfono esterno quando c'è l'adattatore microfono per cui la tengo attiva e devo dire la utilizzo molto spesso perché quando sono in moto anziché prima accendere l'action la cam e poi Inizia la registrazione, clicco direttamente sul pulsante registrazione e parte la registrazione. Poi abbiamo la possibilità di bloccare la rotazione, vedete quando è bloccata lo schermo rimane dritto, altrimenti si orienta a seconda eh, che la videocamera sia eh, in verticale oppure in orizzontale, questa è una preferenza assolutamente vostra. Abbiamo poi la possibilità di abilitare o disabilitare il controllo gestuale, come potete vedere c'è sia il controllo tramite il palmo. Per eh, far attivare la registrazione, sia il segno della vittoria, per eh, avviare una foto, per fare un selfie con il timer. Ovviamente, anche questi si possono attivare o disattivare. Dopodiché, abbiamo questa eh, icona AI. Assistenza ai momenti salienti: questo cosa significa? Che nel momento in cui stiamo registrando e la videocamera riconosce che sta succedendo qualcosa, per esempio, sono in bici, faccio un salto, sono in moto, compare un veicolo, eh, sono eh, a passeggiare e c'è un rumore strano, beh, segna quel è momento come momento saliente. Questo mi permetterà poi in post produzione di avere diciamo un mark, un contrassegno che mi ricorderà che in quel preciso punto è successo qualcosa. Oppure tramite l'intelligenza artificiale di far fare poi l'editing direttamente automatico senza che io debba fare niente. Lei si basa appunto su tutte le volte che è successo qualcosa. Lo tengo disattivo perché di fatto... Non eh, lo utilizzo, nel senso che io registro l'intera clip e poi me la modifico dopo. Però, se volete fare magari delle storie di un piccolo viaggetto, di una strada, di un sentiero, di un itinerario e non avete la sbatta poi di montarlo manualmente, è sicuramente un valido aiuto. Abbiamo poi il pulsante pre. Cos'è questa bella pre-registrazione in 4K arriva fino a 90 secondi, questo cosa significa? Che la videocamera è spenta. Io Premo, succede qualcosa dopo che è successo, premo il tasto di registrazione e, e lei ha già memorizzato fino a 90 secondi prima rispetto a quello che è successo, per cui di fatto io non perdo nessun momento. Ovviamente è una caratteristica che andrà a consumare molta più batteria, per cui sta a voi decidere se tenerlo attivo oppure no. Consiglio, se fate un'esperienza unica nella vostra vita, allora tenetelo attivo perché vi salva davvero tante clip, se invece fate le riprese normali per cui sapete che dovete fare un determinato percorso, avete già un video in mente, tenetelo disattivato in modo da eh, risparmiare batteria. Abbiamo questa modalità che è molto interessante, si chiama modalità resistenza, limita l'utilizzo di alcune funzioni in modo da prolungare eh, la batteria, di fatto non va a um, cambiare la qualità finale del video che rimane sempre di ottima qualità come vedete l'icona della batteria diventa gialla però per esempio vengono disabilitati in automatico i controlli gestuali e tante altre piccole funzioni per esempio adesso io in 4K non vado a registrare in action che evidentemente consuma più batteria ma mi compare solamente la ripresa Mega, Ultra, The Warp e Linear quindi anche l'horizon lock viene andato a disattivare. Se siete per esempio a corto di batteria o non avete bisogno di determinate funzioni in quel contesto lì, è un'opzione che comunque vi può tornare sicuramente molto molto uh, utile. Dopodiché abbiamo la modalità Subacquea, eh, una modalità che si consiglia di attivare se fate immersioni o se volete eh, registrare sott'acqua, va a bilanciare diciamo, tutti i toni bluastri in modo da avere una ripresa più naturale possibile. E poi il blocco: vedete lo schermo si blocca, per andarla a sbloccare è una cosa che. Si consiglia quando si fanno immersioni perché? Perché l'acqua sulla superficie, vedete, eh, potrebbe andare ad attivare o disattivare determinate funzioni, mentre per attivarlo io sono tranquillo che devo andare a sbloccare lo schermo, altrimenti tutto rimane come l'ho lasciato. Andiamo alla seconda pagina. Abbiamo qui la possibilità di abilitare o disabilitare la griglia, io la tengo sempre attivata perché soprattutto nelle riprese selfie mi consente di meglio posizionare la videocamera, il mio volto, lo sfondo eh, per ottenere un'inquadratura migliore anche perché non è una funzione che di per sé va a eh, diciamo, consumare così tanta batteria. Abbiamo la possibilità di attivare o disattivare i comandi vocali, come vi dicevo per il momento sono solamente credo in giapponese, cinese e inglese per cui li tengo disattivati. Anche perché eh, non sono così tanti e nel mio utilizzo che è quello di montare l'action cam sul casco ed andarla ad attivare manualmente non mi stravolge la vita è ovvio che se andiamo a montare l'action la cam in un contesto per esempio in auto per cui la montiamo eh, sul cruscotto molto lontana beh avere il comando vocale e dire direttamente di avviare la registrazione video torna parecchio eh, comodo a me è una funzione che non serve così tanto abbiamo poi qui vedete l'ingranaggio con il microfono perché possiamo andare a gestire tutte le impostazioni per quanto riguarda la registrazione del microfono sia del microfono esterno sia del microfono interno in questo caso possiamo attivare il miglioramento della voce la registrazione stereo o la riduzione del vento che è quella che ho attivato io perché di solito con la moto vado in montagna per cui se mi trovo a registrare probabilmente c'è vento e mi ritorna utile la riduzione del vento però possiamo cambiarla eh, di volta in volta possiamo anche eh, andare a gestire i dispositivi integrati così come il gain del microfono esterno ho provato sia a meno 6 dB sia a 0 dB, devo dire che si comporta molto bene anche a più 0 dB. Ovviamente molto dipende da come utilizzate il microfono esterno, per esempio dalla rumorosità del vostro casco, dalle condizioni e da tanti altri aspetti, per cui è un parametro che vi consiglio un attimo di guardare. In alcuni casi, magari dove c'è molto vento, molto frastuono, potrebbe essere necessario scendere a meno 12 o meno 18 dB. Nel mio caso più 0 dB, quindi un gain nullo è andato molto bene Poi c'è anche il gain del microfono Bluetooth Anche questa è una funzione molto utile perché a seconda del microfono Bluetooth che utilizzate Quindi il DJI, il Rod, eh, oppure un interfono di cardo o altri Potete andare a gestire appunto il guadagno in modo da regolare il eh, volume Quindi menu audio dire molto molto più aggiornato Abbiamo poi la possibilità di regolare ovviamente la luminosità del display e ovviamente abbiamo anche la possibilità di andare a eh, fare la registrazione programmata. E esempio, volete registrare l'alba, non avete voglia di, alzarmi, di alzarvi alle 5 e mezza del mattino perché sapete che avete fatto un trekking di 6 ore e volete bivaccare e rimanere a dormire. Perfetto, collegate la ista ad una power bank esterna in modo che non si scarichi eccessivamente. Programmate che deve registrare il video, il timelapse eh, oppure il più video, il video free frame, quello che volete, in una data ora e data, anche la risoluzione, il frame rate, avete piena possibilità di programmare la tipologia di registrazione. Lei si accende in automatico, inizia a registrare e si spegne quando ha uh, finito. Addirittura possiamo impostare i parametri di ripresa. in modo Modo da avere il risultato ottimale questa è una bella funzione onestamente non l'ho mai utilizzata ma capisco che chi magari va a fare trekking chi ama la montagna chi ama eh, determinati contesti molto wild possa trovare funzionalità in questa eh, funzione qui abbiamo la possibilità di collegare il telecomando esterno quello già compatibile anche con la Insta360 X4 E qui invece eh, abbiamo la possibilità di abbinare un dispositivo Bluetooth come degli auricolari O per l'appunto un microfono come il DJI Mic 2 Oppure eh, un interfono come il Cardo Packtalk Edge Queste sono diciamo le, le, le funzioni che vi servono per quanto riguarda le riprese Andiamo poi alle impostazioni eh, generali della Ace Pro 2 Abbiamo le informazioni della videocamera Ovviamente quello che vedete qui e con firmware 1.0.7, un firmware ancora non definitivo, ehm, vedete anche l'hardware della videocamera è il 0.2, quindi... È ancora quello prima rispetto a quello della versione di eh, serie, ehm, però credo che nella versione di serie non cambi poi così, tanto a parte appunto qualche dettaglio estetico. Abbiamo poi eh, la possibilità di gestire il volume dei suoni quando clicchiamo. Io lo tengo sempre medio-alto perché eh, non tanto per un discorso che disturbo gli altri, però sul casco quando premo. Devo avere anche un feedback sonoro e anche con una vibrazione in modo da capire che la ripresa sia iniziata. Siccome tra vento e rumore del motore è molto difficile ehm, vederlo solo visivamente, eh, preferisco avere un feedback sonoro in modo da sentirlo in quanto la videocamera è comunque vicino al casco. Indicatore luminoso on, vibrazione aptica on, sul casco vi posso garantire che si sente. Risveglio Bluetooth vi permette di accendere la videocamera con un dispositivo esterno collegato, quindi con il eh, telecomando. Qui c'è eh, autoslip, quindi autospegnimento della videocamera dopo 90 secondi e eh, autospegnimento del, del display, mentre l'autospegnimento dopo 3 minuti in attività la videocamera si spegne e basta. Qui abbiamo la possibilità di attivare o disattivare il display frontale per risparmiare magari un po' di batteria e ovviamente una delle opzioni che ha reso famosa la s 360 s Pro e tutte le IS360, ovvero la possibilità di eliminare un'altra semplicemente tenendo eh, premuto quindi questo cosa significa che se noi avviamo la registrazione poi ci rendiamo che uno possiamo metterla in pausa quindi mettiamo in pausa la registrazione e dopodiché se vogliamo continuare beh, eh, premiamo e lei continua vedete da 0.3 secondi se ci rendiamo eh, conto però che questa ripresa alla fine vogliamo buttarla anche fosse una ripresa singola eh, prima di tutto questa funzione ci permette di non avere magari 15 riprese ma se stiamo registrando tante piccole clip una dietro l'altra possiamo mettere in pausa e riprendere in modo da avere un'unica clip da lavorare anziché 15 dopodiché ci rendiamo conto che non ci serve più beh eh, possiamo tenere premuto e vedete cancellare questa registrazione in questo caso è la prima volta che lo faccio però se clicco non ricordarmelo più io anche mentre sono in moto mi capita spesso di iniziare una registrazione e di dire boh in realtà mh, non mi serve in realtà veramente più per cui vado a cancellarla non devo andare nel menu prima salvarla andare nel menu e poi cancellarla ma posso farlo proprio in fase di eh, registrazione un'altra cosa simpatica è che mentre stiamo registrando possiamo comunque scattare delle foto che verranno memorizzate poi all'interno della Memoria. In questo caso non ci serve neanche questa clip, per cui andiamo tranquillamente a cancellarla. Eh, dopodiché eh, ritorniamo, vedete quando il file si sta salvando ovviamente eh, la videocamera non è utilizzabile, andiamo sempre in generali per vedere le ultime voci, si può premere due volte per lo zoom e abbiamo anche la notifica di pulizia lenti. Se la videocamera rileva che e la lente frontale è leggermente sporca, c'hai una notifica in arancione che ti avvisa di pulirla, cosa molto utile, io per esempio non mi accorgo se la lente frontale ha preso un insetto o qualcosa, però se accendo la videocamera dal casco vedo il display, per cui se vedo che è arancione magari mi viene il dubbio che qualcosa abbia impattato contro la ehm, videocamera e quindi magari mi fermo e la pulisco mentre prima difficilmente mi fermavo per pulire la lente, però questo ti permette di avere delle riprese sempre effettivamente valide e utilizzabili. Dopodiché possiamo personalizzare la funzione del pulsante di accensione, quindi per esempio quando si registra si può marcare un determinato momento, quindi non avete accesso al display touch perché appunto magari avete l'action la cam sul casco e non riuscite a gestirla, beh premete il tasto di accensione oppure quando non state registrando, in questo caso è impostata il cambio di modalità quindi non devo fare swipe sinistra destra, adesso lo vediamo, ma eh, posso premere il tasto di accensione per cambiare, per esempio, dalla modalità video alla modalità Pure video. Abbiamo poi tutte le impostazioni per quanto riguarda le immagini, quella che ci interessa di più sono i bitrate che vi consiglio di impostare su alto. Tra l'altro c'è una nuova gestione dei file per cui è anche il bitrate impostato su alto, i file della Ace Pro di seconda generazione sono più piccoli del bitrate impostato su standard della S -Pro di prima generazione questo è sicuramente qualcosa che vi permette di risparmiare sullo spazio di archiviazione e di aumentare sicuramente la vostra qualità codifica video qui dipende molto come vi dicevo io non riesco ancora a lavorare in H2S5 per cui ho selezionato l'H2S4 la e l'antisfarfallio lasciatelo in automatico e Amen eh, dopodiché eh, da spento possiamo decidere se fare solo ricarica, ricarica e accensione o ricarica e avvia le riprese eh, non trovo tanta utilità nel avere qualcosa di ricarica e avvia le riprese se non l'utilizzo in modalità dashcam che adesso andiamo a vedere poi abbiamo questa nuova funzione che è il time code quando voi collegate la action cam al vostro cellulare lei registra in automatico l'orario e la data cosa che non avveniva sulle precedenti 360 è una cosa che mi sono accorto tra l'altro da poco questo vi permette poi di avviare il time code quindi di ehm, eh, sincronizzare eventuali registrazioni in multicam avendo in tutte le videocamere lo stesso orario una funzione molto utile per chi registra con tante videocamere poi abbiamo l'impostazione wifi la scheda sd con la possibilità di formattarla e vedere lo spazio eh, già utilizzato la possibilità di selezionare varie lingue la calibrazione del giroscopio per andare a gestire sia l'horizon lock che la stabilizzazione flow styling possiamo ripristinare i tutorial e resettare la videocamera adesso andiamo però a tutte le altre modalità di utilizzo perché questa come vi dicevo è la modalità video dopodiché abbiamo la modalità pure video è una modalità in cui ci sono presenti tutte le possibilità di registrazione che abbiamo già visto quindi anche il 4k fino a 60 fps nella vecchia eh, Ace Pro eh, arrivava solamente a 30 fps. Questa modalità eh, è la modalità che Insta360 consiglia di utilizzare quando registriamo in assenza di luce, quindi di sera, di notte, eh, in locali chiusi e tanto altro ancora funziona davvero a meraviglia. Ed è uno dei motivi per cui io vi consiglio di acquistare la Ace Pro 2. Abbiamo poi la modalità Free Frame. In questo caso, la videocamera, come potete vedere, registra in 4 terzi. Abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare la guida in modo da capire vedete qui c'è lo spazietto per la registrazione verticale quello che viene poi ritagliato in orizzontale abbiamo anche qui diversi fove tra cui il mega l'ultra il the warp e anche l'horizon lock sia 45 che a 360 gradi questa è una funzione che vi consiglio di attivare funziona l'audio funzionano sempre tutte le funzioni se eh, da una singola ripresa volete ricavare sia un video in orizzontale sia un video in verticale dopodiché la modalità time shift ehm, abbiamo poi anche in questo caso c'è la possibilità di scegliere tra diversi FOV e ovviamente risoluzione e rapporto, eh, anche se c'è solamente il 4K 30FPS. Dopodiché abbiamo eh, la modalità time lapse. Poi la modalità dashcam che funziona effettivamente come una vera dashcam, quindi come potete vedere il filmato più vecchio quando la memoria viene saturata viene automaticamente cancellato e, e in questo caso per esempio se la collegate sull'automobile o perché no anche sulla moto sotto alimentazione potete impostare appunto quella funzione per cui eh, quando lei rileva la corrente, quindi quando lei rileva la ricarica inizia a registrare. Allora in questo caso qui torna utile quella funzione che abbiamo visto eh, poc'anzi, è una funzione che io non utilizzo mai e non credo utilizzerò abbiamo la possibilità di fare loop recording quindi registrare più clip della stessa durata all'infinito eh, abbiamo lo slow motion in questo caso vedete 4k 4x però possiamo andare fino all'8x in full hd ed è una funzione davvero utile in questo caso lo slow motion viene registrato direttamente all'interno della action cam ovviamente se volete eh, magari la ripresa action con lo slow motion andate registrando in 4K a 120 fps registrate voi, eh, diciamo che questa è una funzione per accelerare, diciamo, il, il risultato eh, finale, poi abbiamo la modalità di Star Labs per fare eh, i video, diciamo, al cielo vedete che risulta tutto bianco perché lei aumenta tantissimo l'esposizione e avremo una foto da 12,5 megapixel. Eh, questo è l'intervallo per fare lo Star Labs dopodiché abbiamo le foto in sequenza, quindi uno scatto multiplo, vedete, eh, possiamo decidere di fare una sequenza di una foto ogni secondo. Poi abbiamo le foto intervallate, quindi scatta automaticamente una foto ogni in tot intervallo di tempo, la modalità foto normale in questo caso abbiamo la possibilità di registrare, di scattare in JPEG in più shot oppure più shot e più RAW. Pure shot è diciamo, la foto già elaborata all'intelligenza artificiale. Qui invece abbiamo il RAW eventualmente da personalizzare con un'applicazione che lo supporta. E abbiamo la possibilità di scattare a 12,5 megapixel compresso oppure a 50 megapixel. Mentre qui abbiamo il timer per lato scatto da 3 secondi fino a 15 e secondi finalmente qualcuno integra eh, l'autoscatto a 15 secondi in modo da potersi allontanare anche un po più del normale senza fare corse pazze con l'autoscatto infine ritorniamo alla modalità video di cui abbiamo visto tutte vedete rilevato dello sporco sull'obiettivo questa è una mia ditata probabilmente si sì, dovreste vederla un pochettino in controluce però diciamo che queste sono tutte le Novità software di questa Insta360 Ace Pro 2, eh, una videocamera che come vi dicevo anche nell'altro video non va a eh, sconvolgere l'esperienza d'uso che abbiamo già visto ma va a innovare e migliorare piccole, eh, tutte le piccole criticità che c'erano sulla Ace Pro. Link per l'acquisto nel primo commento in evidenza e in descrizione e noi come al solito ci vediamo al prossimo video.